Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Dailu ed oggi vi spiegherò come realizzare un effetto su After Effects. Un effetto un po' particolare che ha, diciamo, diversi nomi, non ha un nome specifico, ma in parole povere come disegnare sui video, quindi come realizzare una cosa del genere. È un tipo di effetto che si può realizzare sia con il mouse che con la tavoletta grafica, però è come dire, posso girare sia in automatico che in manuale. Con la tavoletta grafica abbiamo un maggior controllo di tutto quanto quello che andiamo a fare, perché siamo noi che imprimiamo una determinata pressione alla penna. Con il mouse possiamo avere un unico tipo di tratto e soprattutto non avremo mai un tipo di tratto molto fluido, perché comunque il dito non sarà mai preciso quanto il movimento che possiamo fare con la penna. L'unica cosa di cui abbiamo effettivamente bisogno è il video su cui andremo a disegnare, After Effects e tanta, ma tanta, tanta pazienza, perché questo effetto si realizza esclusivamente frame by frame, quindi frame dopo frame, immagine dopo immagine noi andremo a disegnare tutto quello che effettivamente vogliamo disegnare. Quindi senza stare a dilungarmi più di tanto, andiamo direttamente su After Effects e vi faccio vedere come realizzare questo effetto in termini molto molto facili. Quindi come prima cosa mi vado ad importare la clip su cui voglio andare a realizzare l'effetto. Eccola qui, la importo e la prima cosa che vado a fare è andarmi a creare una composizione sulla quale poi questa clip andrà inserita. Questo quindi è il nostro video su cui andremo ad effettuare effettivamente l'effetto. Quello che dobbiamo andare a fare è aprire effettivamente il nostro video, quindi non lavorare sulla composizione ma effettivamente sul video. Quindi per fare questo ci basta fare doppio clic direttamente sul nome della nostra clip e si aprirà quindi la finestra livello dove noi potremo veramente andare a fare tutto quello che ci serve. Quindi quello che dobbiamo fare è andare semplicemente a prendere il nostro pennello, che lo troviamo qui sopra, lo strumento pennello, andare a scegliere la dimensione del nostro pennello e diciamo che un 9 come diametro. Vediamo, facciamo una prova, va più che bene, ok? E semplicemente andare a sceglierci il colore con cui vorremmo che questo effetto venga effettuato. E cosa dobbiamo andare sicuramente a considerare? Che nella durata sia inserito fotogramma singolo, perché altrimenti se andremo a fare costante noi faremo un disegno che rimarrà fisso per tutto quanto il video, ma ovviamente il nostro soggetto si sposterà. Quindi zoomando un po', vado a prendermi intanto il punto in cui voglio partire e io volevo che partisse tutto direttamente sullo schiocco delle mani, quindi partendo da qui faccio un primo movimento di linea, vado avanti sul frame successivo e proseguo la mia linea un po' più lunga, ok? Facendola allungare frame dopo frame. L'unica cosa è che dobbiamo effettivamente ricordarci, ok, dove siamo arrivati con il pennello successivo. Quindi per non rischiare di avere troppo stacco tra un movimento e l'altro, oppure non avercelo proprio perché stiamo utilizzando praticamente la stessa lunghezza o addirittura stiamo tornando indietro, ok? Quindi questo è il risultato, pian piano andiamo avanti. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Adesso volevo lo schiocco praticamente nel momento in cui io facevo lo schiocco, quindi questo è il momento dello schiocco, pam, quindi dallo schiocco 1 io farò partire, diciamo, da qui questi cosi qui, 1 2 3 1 2 e 3, che saranno più lunghi sulla seconda parte ancora, stessa cosa qui, e saranno ancora più lunghi sulla terza, che poi torneranno ad essere più corti, perché ovviamente è una sorta di animazione, no? Quindi una cosa del genere. Grandi, piccoli, piccolissimi, fino a non averli praticamente più. Ovviamente dovranno seguire il movimento delle nostre mani. Una cosa del genere. Ok, ci può stare. Thank you.
l'unica cosa che a questo punto dobbiamo fare è semplicemente esportare il nostro file. E quindi una volta che avremo fatto l'export potremo utilizzarlo tranquillamente all'interno del nostro progetto video. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Fatemelo sapere con un bel commento qui sotto. In descrizione trovate il link a tutti quanti i miei social dove potete iscrivermi, seguirmi, contattarmi e farmi tutte quante le domande che volete inerenti ai prossimi video che realizzerò. Iscrivetevi al canale ed attivate la campanella così potete rimanere aggiornati su tutti quanti i prossimi video che caricherò. Vi ricordo che questi video andranno avanti fino a quando voi ci sarete, fino a quando voi mi farete delle domande inerenti al mondo dei videoclip musicali, quindi su come si realizzano, su come si preproducono e su come si post-producono. Lasciate un bel mi piace, commentate e condividete il video così potete aiutarmi a far crescere questa serie, a farla arrivare a più persone possibili. E come ultima cosa vi ricordo che noi ci vediamo martedì prossimo alle 14:30 con un nuovo video sempre qui su YouTube con me, Dalilu. Ciao!